ci piace di tu, che è comunicativo. Bisogna aspettare il domani, perché ogni volta ci può essere qualcosa di nuovo e di importante da imparare. Questo è il messaggio di Giuseppe Ottaviani, e il messaggio della regione è che lo sport non ha età. Ottaviani è un testimonial straordinario, con i suoi quasi 102 anni, il fatto di aver dedicato tutta la vita allo sport, di dire che è segreto di una sua longevità così positiva, perché ha 102 anni, cammina, ragiona meglio di noi, è veramente una persona straordinaria, è veramente testimonial che ci racconta come attraverso lo sport, i corretti stili di vita, si possa non solo allungare la durata della vita, ma poterlo fare con grande qualità. Lui lo fa con una positività, con una naturalezza di chi a 102 anni appunto guarda tranquillamente al domani come lo scrigno dove potremo avere cose migliori. Per avere un domani migliore noi stiamo investendo nell'oggi molto, nello sport, proprio come strumento di prevenzione in termini di salute e di promozione dei corretti stili di vita. Significa investire oggi per un marchigiano domani che potrà trovarsi in salute con una vita lunga di qualità. Iniziamo dai più piccoli e andiamo ai più grandi. Pratichiamo lo sport in tutte le età, abbiamo fatto investimenti importanti da questo punto di vista, grazie a Ottaviani che con lo suo spirito e la sua vitalità trasmette a tutti un messaggio di grande positività, ed è un invito a fare a chi magari è titubante perché pensa che non sia possibile una corsetta, una passeggiata, e se lo fa Ottaviani a 102 anni vuol dire che lo possiamo fare tutti. Ecco, una regione che non si accontenta di avere il primato della longevità, anzi scommette ancora sul fatto che si possano migliorare gli stili di vita, e Giuseppe Ottaviani che punta ai 110, perché lo ha detto tranquillamente. Si ha dichiarato i suoi obiettivi, noi ovviamente gli facciamo il migliore in bocca al lupo perché possa realizzare tutto quello che ha nel cuore. Certo, bisogna vivere a lungo, ma questa vita lunga deve essere anche una vita positiva, perché la longevità non è solo una data, diciamo, di durata della vita, ma deve essere anche una qualità della vita più elevata, ed è questa la nuova sfida. Quindi affiancare, non siamo fra le regioni più longevi d'Italia ormai da tempo, ma vorremmo essere anche quelle fra le quali questa longevità si accompagna a una vita positiva, quindi autonoma, autosufficiente, in grado di gestire al meglio quelle patologie che sono normali con l'età, le varie cronicità, che se gestite in maniera attiva e positiva danno meno problemi, ci costano di meno sul piano sanitario, ma soprattutto danno più qualità della vita alla persona.